Attimi di paura questa mattina in un'abitazione di Bassano, una donna è stata salvata dai vigili del fuoco. Incontro in mattinata in prefettura a Vicenza, una delegazione di lavoratori della Miteni hanno incontrato il prefetto sul futuro occupazionale. Incidente nella notte in A4 tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, nello scontro tra due auto, una finita rovesciata, 4 i feriti. Sempre più giovani dipendenti dalla droga a Schio e Breganze, individuati ragazzi con stupefacente. I parchi continuano a essere il luogo di ritrovo per lo scambio dello stupefacente. Il degrado colto dai nostri telespettatori reporter a Montebelico, nella zona della stazione SVT, bivaccano senza tetto, ma appaiono evidenti anche altre situazioni di degrado. Più di 2.500 partecipanti alla Marathon della Via dei Berici. Ad aggiudicarsi il successo nel percorso più lungo è stato Domenico Valerio. Dal 1900